Cari amici, buongiorno, eccoci ancora noi, e il rosso, il colore dell'amore, per un messaggio da questo luogo, Sas di Bis, nel parco naturale del fiume Ticino, Lombardia, provincia di Varese. Questo Sas di Bis che assomiglia, è una roccia, somiglia a una bocca e un corpo, una bocca in procinto di chiudersi e aprirsi. Quindi un qualcosa che richiama la natura. Richiama semplicemente la natura, richiama tutto ciò che è la vita. Ed ecco perché sono vestito di rosso, cari amici. Rosso è il colore dell'amore. Allora vorrei darvi veramente la forza che ho io. 22 anni e mezzo di divulgazione. Di divulgazione, com'è possibile così tanto tempo ci sono riuscito? Ma certo, parlavamo delle creature extraterrestri e ora parliamo anche delle creature intraterrene che aiutano. Nel corso degli anni le creature extraterrestri mi hanno veramente voluto tutto il loro amore per la divulgazione. Poi quando hanno detto ok, ci dobbiamo preparare, l'umanità verrà a sapere tutto, più di così. Pensate, queste creature hanno sempre tentato di comunicare con noi. Ma da dove arriva invece il blocco? Dall'umanità stessa. Allora, ecco, il contatto poi con le creature intraterrene per continuare ancora. Ed ecco perché 22 anni sono riuscito così tanto tempo a divulgare, per il contatto doppio che ho avuto. Delle creature tutto amore, anzi addirittura le intraterrene mi hanno voluto così tanto amore che... Allora, sapete quando dicono sotto il loro mantello, sotto il loro manto? In realtà sono le ali, che a volte sono rosse, a coprirci, a volerci l'amore, il rosso l'amore. Ma io semplicemente vi dico così per infondervi energia, forza, per i momenti comunque tremendi che stiamo passando, passeremo. Perché? Per l'influsso gravitazionale del pianeta Nibiru. L'influsso gravitazionale di questo pianeta, del pianeta, una volta si diceva decimo pianeta, poi hanno declassato anche Plutone, il pianeta Plutone, Planetiz, Nibiru, Ercolobus, Nemesi, questo pianeta che è un gemello del Sole, praticamente il sistema solare è un sistema binario, c'è questo pianeta che gravita nella Via Lattea, nella galassia Via Lattea, tra la cosiddetta nube di Oort, il sistema solare. Ogni 3600 anni compie un'orbita ed ecco, tra Marte e Giove, nella fascia degli asteroidi, ripresentarsi questo pianeta Nibiru. Le creature sono ben contente dello sviluppo della civiltà umana,
Perché l'umanità significa creature che riescono a vivere all'esterno di un pianeta. Perché la razza umana? La razza umana perché è una razza rara, ecco che è stata sviluppata per riuscire a vivere all'esterno dei pianeti. Cosa significa questo? L'abbiamo già raccontato, ma occorre ripeterlo. Significa che si evita, oggi si dice assembramento, sovrappopolazione all'interno delle cavità perché i pianeti, soprattutto dal principio dell'alba dei tempi, sono abitati all'interno, in cavità interne. Per rotazione del pianeta si creano anche delle cavità che poi sono state ingrandite e allargate da queste creature. E la vita si sviluppa all'interno dei pianeti dove c'è luce, calore, tramite magma c'è acqua e si sviluppa la vita. Ed è una vita protetta all'interno dei pianeti. La nostra vita è all'esterno, quindi con tutto ciò che riguarda l'esterno di un pianeta. Cosa significa questo? Quindi gli eventi all'esterno di un pianeta. Terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, tornado, tempeste, tifoni, grandinate, cadute meteoriche, meteor shower, piogge meteoriche. E noi ci stiamo sviluppando riuscendo anche a superare questi momenti e così riusciamo a far sì che la vita si sviluppi anche vita intelligente all'esterno dei pianeti. Si evita la sovrappopolazione perché si può abitare in ulteriori luoghi non facilmente abitabili ai tempi che furono. Queste creature che hanno dato modo di questo sviluppo della società umana sono creature che hanno miliardi, miliardi, miliardi. Loro sono prima del tempo. Sono da prima del tempo che esistono, da prima che esistesse il tempo. Allora immaginate, è spiegato, ed ecco lo sviluppo della società umana per vivere anche all'esterno dei pianeti ed evitare sovrappopolazione. Però una civiltà che deve riuscire a superare questi eventi. Gli eventi come ad esempio l'incursione del pianeta Nibiru all'interno del sistema solare, perché il sistema solare un giorno si vedrà è un sistema binario con due stelle. È tutto detto. Allora, la spiegazione va spiegato benissimo e torneremo al contatto con queste creature, perché queste creature sono interessate a noi, oltre che per un grande amore che è stupendo. E poi naturalmente motivi di vita ed è giusto così. Io ritengo semplicemente di essere una persona che intelligente, sì, ma sapete in cosa? Nel riconoscere gli altri, nella riconoscenza. Queste creature vivono da tempo memore prima della civiltà umana, da tempo incalcolabile prima della civiltà umana, occorre essere riconoscenti a queste creature. L'intelligenza mia, ciò che reputo semplicemente della mia intelligenza, è essere riconoscenti. E avverrà il contatto e sarà il grande amore, grande amore.
Bellissimo, lì nel bosco se ne vedono, se ne vedono. È un luogo veramente un po' particolare, c'è cioè da guardarsi intorno qua. Comunque, torniamo a noi. Ho indetto io, ok, però ci sta assolutamente. Ho indetto io, Gennaro Gelmini, per 8 ottobre 2021, 9 ottobre 2021, 10 ottobre 2021, un Open Day Nibiru. Nibiru Open Day. Cioè, praticamente giornate in cui gli astronomi, io personalmente, Gennaro Gelmini, li spingo allo studio di Nibiru, a guardare il cielo, a scrutare il cielo, molto semplicemente. E penso che siano veramente delle giornate di apertura, apertura veramente. Il beneficio del dubbio, sì, bisogna essere aperti nella vita. Anche con la coscienza, aperti a dire, ma la verità, come si dice, non ce l'abbiamo in tasca. Ed è vero. Allora io queste frasi sono frasi dette, ci stanno benissimo. E io, Gennaro Gelmini, mi pare assolutamente giusto, reputo giusto. 8 ottobre 2021, 9 ottobre 2021, 10 ottobre 2021, indico Open Day Nibiru, Nibiru Open Day. Perché? Perché alla verità bisogna arrivare. Io, ok, da queste creature extraterrestri, intraterrene, mi sono fatto dire la verità è che purtroppo tanti conoscono e mettono i paletti. E la verità non viene mai a galla. Dicono, ah, ma sapete, no? Dicono, ah, ma bisogna la tranquillità. Certo, noi cerchiamo la tranquillità, la pace, ma le cose vanno dette. I cambiamenti climatici sono ciclici. Perché anche nel Medioevo, se pensate alla Valle d'Aosta, qua siamo in Lombardia, provincia di Varese, zona di Gola Secca, parco naturale del fiume Ticino, la Valle d'Aosta, Piemonte, Valle d'Aosta, certe zone, gli insediamenti abitativi, quindi i paesi della Valle d'Aosta, sono stati abitati da quando i popoli salirono sopra dal Piemonte. Dal Piemonte salivano sopra la Valle d'Aosta. Salivano sopra i monti. Da quando, per esempio, Sant'Orso, Dicogne e altre zone, praticamente dal Piemonte riuscirono per la prima volta, tramite i valichi, a superare delle montagne altissime, 4.000 metri quelle più alte, 3.000 metri quelle più basse, pensate voi. Riuscirono a valicare le Alpi in questa zona, in quella zona della Valle d'Aosta, e riuscirono a insediarsi. Ma perché? Perché ci furono degli anni più caldi ed eravamo nel Medioevo, anche prima. Anche prima del Medioevo e nel Medioevo vari insediamenti. Perché? Perché in quei tempi ci furono degli anni più caldi. E cos'era? Non era mica l'attività umana. Altra cosa, gli insediamenti, per esempio, inglesi in Australia. In Australia per 4 anni piove di più nei secoli addietro. Si parla anche di 2 secoli fa,
C'erano 4 anni in cui ha piovuto molto, il deserto australiano si trasformò in pianure coltivabili e pascolabili e tanta gente andava lì ad abitare, in Australia, addirittura dal Regno Unito, da Londra andavano ad abitare in Australia. Ci fu un cambiamento climatico di 4 anni, secoli fa, si parla di più di 2 secoli fa, addietro, 1800. Poi, anche da altre parti la stessa cosa. Allora, i cambiamenti climatici, però, nei cicli dei secoli scorsi, non potevano essere reputabili all'attività umana. E così è. Ci sono dei cambiamenti ciclici. E in questo preciso momento influisce proprio l'influsso gravitazionale del pianeta Nibiru, influisce sui cambiamenti climatici sul clima, sulla Terra. Aumento dei terremoti, eruzioni vulcaniche, tornado, alluvioni, cadute meteoriche, tra l'altro, tornado, tempeste, grandinate, mareggiate, ciò che sta accadendo. Frane, i monti che franano, ciò che sta accadendo sulla Terra. Oggi siamo al 24 settembre 2021, da Gennaro Gelmini naturalmente. Ed è evidente anche per il mese di ottobre 2021 avverranno questi eventi e sono accaduti anche a settembre. E sono accaduti anche in principio, cioè mesi addietro, tempo addietro. Una precisazione, quell'atollo su cui dovevano stare per una settimana, un atollo, un luogo proprio sul livello del mare, dell'oceano, che ha un massimo d'altitudine di mezzo metro sull'oceano, di 1 metro sull'oceano, sul mare, sul livello del mare, ed è nulla. Arriva una tempesta, una mareggiata, uno tsunami e passa. Guarda caso, col mio contributo, però non sono rimasti lì una settimana, sono andati via e poi a fine settimana poi sono tornati lì. Il mio contributo è stato quello di evitare il peggio, semplicemente. E così ci troviamo su questo sasso. Evidentemente era destino che venivamo a fare un video qua, perché sospettavo, certo, ho scelto io di venire qui, però non vengo in posti qualunque. Non conoscevo questo luogo. Sas di Bis. Ah, che bello, eh? E così andrebbe vissuta la vita, vivere a contatto con la natura, ma anche in città, guardate, ci sono tantissime belle cose da fare in città, però non dimenticate mai il contatto con la natura. Che bello. Intanto vi porto a vedere la roccia, intanto vi porto. Venite, venite con me, dai, dai. Intanto vi porto a prendo la borsa. Avevo qua la camicciola e questo è Sas di Bis, che sembra veramente una bocca, vedete, una bocca che prende, che può aprire o può chiudere, può aprire e chiudere alla vita. E poi questo è il sasso dall'altra parte, è bellissimo, la vita andrebbe vissuta così, cari amici, nella maniera più bella in assoluto. E qua
Questo deve essere assolutamente nuovo, un cartello 31 qua al parco naturale, e qua addirittura hanno messo un codice. Io non so se riusciamo per caso a fare in modo che riusciate a leggere questo codice senza che ci sia riflesso qualcosa. Se c'è riflesso non si riesce a leggere. Ecco, forse così. E qua ci dovreste trovare il codice del SAS di Bis, sarà il numero assolutamente 31 al parco naturale qui del fiume Ticino. Andiamo a scoprire anche un'altra cosa, un altro sasso. Abbiamo detto, quello sembra praticamente le fauci, qualcosa che apre e chiude la bocca di... Guardate, è la natura. Se, naturalmente parliamo di roccia, eh? Sono delle rocce che sono qui. Non vi sembra già qualcosa? Guardiamolo di là, questa è la foresta, vedete che posto incredibile. Lì un altro sassolino di queste rocce incredibili. Perché è incredibile? Perché la natura, la natura è incredibile. E qua non vi sembra un uovo? Naturalmente parliamo di roccia, però io dico artisticamente, intendiamoci, sembra un uovo. E quello è il SAS di Bis con la mia camicetta lì. Oggigiorno abbiamo una foresta. Evidentemente ai tempi antichi qui era piuttosto un prato. Ed ecco il nostro sasso. Oggi mi sono portato anche un quadro fortunato, che ritengo fortunato, in maniera da evitare di perdermi, perché il bosco è vasto, è una vera e propria foresta. Non conoscevo questo bosco, la prima volta che vengo in questa foresta, e l'avete intravisto l'anello, a volte lo metto, sì, è una storia un po' particolare questo anello. L'ho trovato tutto piegato per la strada, adesso vi dico, evidentemente è passato un macchinario per la strada per pulire la strada. Questo anello sarà stato rotto, sarà stato spaccato, schiacciato apposta, perché si vedeva era troppo potente questo anello, aveva un potere, ed era stato schiacciato evidentemente con un'auto qualcosa. È venuta la macchina per pulire e si è attaccato le cose che puliscono, i dentini del macchinario che pulisce. Finché andando vicino a un punto dove c'era un parapetto, si è attaccato al parapetto. Io l'ho trovato perché mi era caduto il telefonino, chiamavo un'amica, poi è caduto il telefonino, ho trovato l'anello. L'ho aperto, l'ho sistemato un po' come meglio potevo, l'ho aperto e me lo metto al dito. Io sono venuto qui in questa foresta, non conoscevo il posto, è la prima volta che vengo, non volevo subire qualche pericolo, qualcosa. Ho detto, facciamoci aiutare, no? Quindi vedete, ecco, gli spiriti, chi ci sta vicino. Io devo dire, anche loro sono i primi che ci vengono in soccorso. Loro non dicono farò, loro dicono facciamo. Quindi ogni cosa che ci potrà aiutare nel periodo burrascoso che viene sia la benvenuta. Allora anche
chi era prima di noi, cioè persone assolutamente come noi, terrestri come noi, che non ci sono più, però ci possono assolutamente aiutare in questo periodo. Trovate l'aiuto. L'aiuto anche gli spiriti, tanti dicono, ah, che paura. No, non bisogna temere, bisogna cercare contatto. Per quale motivo? Perché loro, ogni aiuto, ricordate, ogni aiuto nella vita che può essere un valore aggiunto per la vita, ogni volta che noi ci sentiamo deboli, chiunque ci possa aiutare, sia il benvenuto. Chi vuol capire, capisca. Quindi non temere, superare il momento. In conclusione, trovate forza in questo periodo. Io, Gennaro Zolmini, personalmente, quando ho divulgato per le creature extraterrestri, divulgavo come, però c'era sempre il loro supporto. Quando hanno detto, ok, adesso ci prepariamo per tornare, poteva mancare questo supporto, ci vediamo di meno. Ok, quando allora sono riuscito, tramite le creature intraterrene che gli stessi Anunnaki dal cielo mi portarono giù dentro le viscere della terra a questo incontro, le creature intraterrene mi hanno detto, bene, ti aiutiamo noi. E io ho detto sì, così, questa è la forza. Siamo tutti collegati. Allora, ci crediate o no, sentite questo. Questo sarà un periodo difficilissimo. Trovate la forza, ma non una forza di superare il periodo, psicologicamente e anche naturalmente spiritualmente, e di forza di a sapervi tenere fisicamente, ma mi raccomando. E la forza la potete trovare nel contatto. Contatto spirituale che ci arriva. Gennaro Gelmini da questo fantastico posto, Sas di Bis, al 24 settembre 2021, qui parco naturale del Ticino, del fiume Ticino, sponda Lombarda, Lombardia, provincia di Varese. 24 settembre 2021, Gennaro Gelmini. Un grande saluto e mi raccomando, forza, perseverare, però con autocontrollo, nel senso, cos'è la cosa più bella? La società, il contatto della società, no? Allora tutti insieme ce la possiamo fare, tutti insieme. Basta litigi. Amore, amore, amore. Una giornata che non dimenticheremo mai. Troppo bello qui. Guardate. Ah sì, vi faccio vedere anche qua sopra. È incredibile, eh? Che bello. Come gli eventi, pure a ottobre 2021, come l'Open Day, 8 ottobre 2021, 9 ottobre 2021, 10 ottobre 2021, così avverrà
che le creature intraterrestri e intraterrene, le creature torneranno a noi per un abbraccio con tutto l'universo, assieme a tutto l'universo, sotto il manto, sotto le ali, finalmente una vita insieme significa la conoscenza. Avremo la conoscenza dell'universo, avremo il dono dell'amore universale, la conoscenza dell'amore universale, il contatto. Oltre che superare l'annoso fenomeno del naturalmente sovrappopolazione all'interno dei pianeti, risolvere fruttuosamente questa situazione facendo vivere le creature, ovvero tutte le creature dell'universo, anche all'esterno dei pianeti, grazie anche a una razza intelligente che riesce a vivere all'esterno di un pianeta. Non dimenticate queste cose. Poi, una frase non mia, chi vivrà vedrà. Beh, è vero. Gennaro Gelmini, dal Bosco Incantato, a questo punto, Sas di Bis, in questo video, in questo luogo, troppo bello. 24 settembre 2021. Like, iscrivetevi se potete, se volete. Ricordate, io ho fatto sempre tutto gratuitamente, pur con tanta difficoltà, ma fa niente. È andata bene lo stesso, grazie al supporto, ovviamente, delle creature. Altrimenti non sarei mai potuto riuscire. Ringrazio certamente il principe, ringrazio certamente chi mi è stato al fianco sempre, sempre. Chi prima, chi dopo. Però tutti mi siete stati vicino. Grazie anche, carissimi amici, a tutti voi anche. A tutti. Ciao e a prestissimo. E che dire, ci vuole proprio un open day per scrutare il cielo. Nibiru. Nibiru, il pianeta del passaggio. Ciò che è vero si vedrà. Questo è un bosco spettacolare. Ricordate, dal buio nasce la luce.